Ieri il Giorno dell'Alto Adige vi ha denunciato, mostrandovi un video in esclusiva, come due giovani facessero uso di eroina in tutta tranquillità alla luce del sole tra le mura esterne dell'Hotel Alpi. Il servizio è nato a seguito di una denuncia, settimana scorsa, del movimento Casa Pound, in cui ancora una volta veniva portato all'attenzione dell'opinione pubblica il forte stato di degrado in cui versa il quadrato, compreso tra piazza e parco stazione, via Garibaldi, via Alto Adige e via Peratoner. Una situazione decisamente non nuova, però. Ai nostri microfoni Maria Teresa Tomada di Fratelli d'Italia, che da anni denuncia lo stato di degrado dell'intera zona. Assolutamente, soprattutto in via Garibaldi 20. Io ho le foto archiviate di gente che spaccia e dorme nelle cantine, che fa i propri bisogni sulle scale del condominio. Spaccavano praticamente ogni giorno il portone per entrare. È intervenuto l'ufficio igiene su mia segnalazione almeno una decina di volte per scarafaggi, cimici e cose del genere. Quindi, se non altro, Benco è riuscito a risanare quell'edificio. Secondo lei cosa c'è però ancora da fare? Insomma, indipendentemente si può risolvere via Alto Adige, ma poi comunque il problema continua a sussistere sia in via Garibaldi che a Parco Stazione. No, bisogna accelerare assolutamente col progetto Benco. Quindi il sindaco, non si capisce per quali motivi, se non suoi di timori penali, non ha voluto portare la delibera in consiglio, e quindi il prossimo consiglio noi non sappiamo da chi sarà composto, se saranno favorevoli o meno. Abbiamo visto adesso anche l'Hotel Alpi vuoto, è ridotto a un posto di spaccio, grazie a voi che l'avete scoperto. E comunque adesso sono arrivati anche i profughi e la cosa sicuramente non ci fa piacere.